Ragazzi, ben ritrovati nella serie che mi piace chiamare Il cuore dei cuori. Questa volta vivremo un episodio a dir poco singolare, perché ho deciso di fare questa scelta stilistica che non è stata per niente facile da prendere, ma è il momento giusto, ragazzi. In questo episodio divideremo in perfetta armonia un 50% di lore fondamentale, ma che dico? Proprio non so che termine usare per descrivere quanto la lore che andremo a vivere adesso sarà importante per la storia. E nella seconda parte del video invece andremo al Monte Olimpo. Immagino ricordiate la terrificante avventura vissuta contro Lione e Yuffie in quell'arena dorata. È lì che andremo ora a vivere appunto il prossimo torneo, veramente veramente difficile. Non so quali saranno gli esiti del torneo, ma tentar non nuoce. Abbiamo un nuovo pezzo di Navigummi, torniamo in città. Portiamo il pezzo da Sid, ce lo sistemerà sulla Gummiship. C'è un nuovo torneo sul Monte Olimpo. Dicono che chi vince avrà un premio incredibile. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Infatti ragazzi, tornando al discorso della lore, qui veramente sarebbe il caso che voi vi appuntaste tutto quello che verrà detto e tutte le mie considerazioni a riguardo, perché un giorno ne riparleremo, un giorno molto più avanti nella saga, ma ne riparleremo e sarà un momento magico. Prima di tutto, nel precedente episodio abbiamo ottenuto la vita Ultima Arcanum, giusto? Non l'abbiamo equipaggiato. Toglieremo... Ci servono 4 per usare Ultimo Arcanum, che ricorda vagamente l'attacco di Capitan Uncino, ma ovviamente molto più in stile Sora. Ci servono 4 non a caso di punti abilità per sbloccarla e 3 PM per utilizzarla ogni volta. Questo perché l'ottenimento di Ultima Arcanum è previsto per quando sconfiggiamo il boss dell'isola che non c'è. Ed esattamente pochi istanti dopo otteniamo il Keyblade Arpa Fatata, che ci toglie un punto magia in meno rispetto a Incantatore. Ma cosa ancora più importante, alla torre dell'orologio, come vi dissi nell'episodio precedente, è possibile ottenere 2 punti abilità in più che ci avrebbero facilitato molto le cose. Ma visto che non sono proprio riuscito a trovarli, questa nostra serie si rivela più impegnativa del previsto. E da un lato questa cosa mi fa anche piacere, perché dovremo trovare una strada diversa. Una delle tante alternative del primissimo Kingdom Hearts, almeno nella versione Final Mix, che rimarrà sempre indimenticabile per me. Dunque, io come faccio a ottenere questi 4 punti abilità? È possibile? È il caso di togliere qualcosa? Allora, potremmo togliere proteggi cura, ma rendere essere invincibili mentre usiamo energia è un vantaggio troppo grande sui nemici. Potremmo togliere Impatto Caos e Touch più. E avremmo fatto, no? Ah, ok, perfetto. Però magari Touch più io vorrei evitare di toglierlo, perché ci aiuta a salire di livello rapidamente, ma sembra che io non abbia scelta. Quindi, togliamo Touch più. E mettiamo... togliamo anche Impatto Caos. E mettiamo Ultimo Arcanum. Gli altri va bene, non hanno sbloccato niente. Sì, Paperino ha sbloccato. E gli possiamo togliere, ma con una tranquillità sconcertante, una di queste abilità, e io direi di togliergli Ipercura, perché come vi dissi... Ah no, non è Proteggi Cura, ho sbagliato, Proteggi Cura non glielo dobbiamo mettere, avevo confuso le cose, pensavo che Proteggi Cura fosse Ipercura, mentre Ipercura fosse Proteggi Cura. Ricordate ragazzi che la traduzione di Proteggi Cura in italiano è radicalmente sbagliata, perché in realtà dovrebbe impedire ai nemici di colpirti mentre usi energia, d'accordo? Non impedisce ai nemici di rigenerarsi usando energia, traduzione pessima. Pippo, che cosa gli potremmo mettere? No, vabbè, Pippo ritengo che stia perfettamente bene così, però questa andrebbe messo a sfida danno, perché permette di recuperare i punti magia in base al danno che si subisce, ed è molto molto utile, soprattutto perché Pippo ha anche evoluzione, che è un'abilità che consuma 3 punti magia. Perciò dobbiamo assolutamente fargli ottenere un altro punto magia. Però Pippo Frantuma è troppo forte, ragazzi. Quanto costa Pippo Frantuma, tra l'altro? Un punto magia, ma quanto è forte, non glielo possiamo togliere. Non gli possiamo togliere niente in realtà, perché è tutto fondamentale. Togliamogli per cura per il momento, poi glielo rimetteremo più avanti. Oggetti, come siamo messi sopra? Sta messo benino, ma in realtà, ecco, uno dei motivi per cui siamo tornati qui prima di tuffarci nella lore è quello di acquistare gli oggetti che lui vende. Vediamo un attimo, mi pare che lo vendono qui e qua. E infatti lui vende accessori, che sono una cosa molto diversa. Andiamo da qui e qua. Che stanno qui nel negozio oggetti qui a fianco.
Dobbiamo parlare con Sid, non dimentichiamocelo, ragazzi. Benvenuto, vuoi comprare? Certo che voglio comprare, voglio comprare. Direi di comprare gli etere, ragazzi, perché le pozioni ne abbiamo. Mettiamone tanti nella scorta. Ne compriamo almeno 10. Così stiamo a posto per un'eternità. Tra l'altro vuole farmi una chiacchierata. Dopo tanto tempo che sono cliente non abbiamo mai chiacchierato. Il nostro negozio vende un mucchio di cose. Ah, ok, ecco perché non chiacchieravo. Ora si spiega tanto, veramente. Era necessario aggiungere addirittura una sezione di dialogo aggiuntiva. Va bene, va bene. Adesso dobbiamo parlare con Sid, ragazzi, perciò tenetevi forte perché la cosa sta per degenerare completamente. Hai trovato l'altro pezzo di Navigummi? Fammelo vedere. Bene, aspetta qui. Lo installerò subito. Siete pronti? Shua! Now, just remember what Donald said to you. No frowning, no sad faces. How can you be so cheerful? There's still no sign of your king. Aren't you worried? Effettivamente. The king told us to go out and find the key bearer, and we found you, so as long as we stick together, it'll all work out okay. You just gotta believe in yourself, that's all. Just believe. I believe in you. Dove mi trovo? Tanto tempo fa tutti gli uomini vivevano in pace nel calore della luce. Tutti amavano la luce. Ma poi gli uomini, volendo possederla, iniziarono a combattere tra loro. E l'oscurità nacque nei loro cuori. L'oscurità si propagò, ingoiò la luce e il cuore della gente. Coprì ogni cosa e il mondo sparì. Ma piccoli frammenti di luce sopravvissero. Nei cuori dei bambini. E con questi frammenti i bambini ricostruirono il mondo perduto. Il mondo in cui viviamo. Ma la vera luce riposa ancora all'interno dell'oscurità. Per questo tutti i mondi sono ancora dispersi. Piccoli frammenti di mondo lontani e divisi. Ma un giorno si aprirà una porta nell'oscurità. E la vera luce ritornerà. Quindi ascolta. Se l'oscurità ti inghiottisse, ci sarà comunque sempre una luce a guidarti. Credi nella luce e l'oscurità non ti sconfiggerà mai. Il tuo cuore può diventare luce, respingere l'oscurità e riportare la felicità. Capisci, Kairi? Kairi. È Kairi questa bambina, ragazzi. E guardate bene il luogo dove ci troviamo, e guardatelo bene. Rimettete addirittura indietro il video se fosse necessario. Huh? What's the matter? Nothing. Kairi? Did you call me? Quanto abbiamo da dire, ragazzi. Ora ci prenderemo una piccola pausa dopo aver parlato con Cid. Bene, ho installato il Navigummi. Però quel posto è ormai il covo degli Heartless. Non posso impedirti di andarci, ma fai attenzione. Vieni, porta questo con te. Trasgummi. Allora, ragazzi, prima di tutto parliamo della cosa di Cid al volo. Ovvero che noi adesso stiamo dirigendoci verso la nuova rotta, no? La rotta definitiva, se così vogliamo chiamarla, il ciclo di rotta definitiva, quello che poi, dopo aver completato tutti i mondi, concluderà il gioco. Ed è ovviamente molto vicino al covo degli Heartless, potrebbe anche essere considerato il covo stesso degli Heartless. E adesso, ragazzi, dobbiamo prenderci un attimo una pausa e parlare di quello che ha detto l'anziana signora.
L'anziana signora, ragazzi, era palesemente la nonna di Kairi. E se notate, Kairi si trovava in un luogo differente dalle Isole del Destino. Non sappiamo ancora cosa fosse di preciso e perché Kairi si trovasse lì. Fatto sta che questa signora, saggia signora, ci ha rivelato dei segreti fondamentali non per la lore di questo capitolo, non per la lore dei capitoli successivi, ma per la lore dell'intera saga. Ha spiegato l'origine dell'universo di Kingdom Hearts. Un tempo, ricordate, tutti i mondi erano riuniti in uno solo, dove regnava la luce incontrastata. Ma col tempo gli uomini vollero possedere questa luce e così nacque l'oscurità, chiaramente associabile alla cupidigia, ragazzi. E così ci fu una grande guerra per possedere la luce, la quale, al termine del conflitto, sprofondò nelle tenebre e l'universo venne distrutto. Ma la luce riuscì a sopravvivere in piccoli frammenti, nei cuori dei bambini, che ricostruirono il mondo perduto. Il mondo di adesso, o per meglio dire i vari mondi, uno dei quali era quello in cui vivevano la nonna e Kairi. È fondamentale questo elemento, ragazzi, non dimenticatelo mai, perché questo conflitto che ha portato il mondo, l'universo, ad essere quello attuale è cruciale per capire l'intera saga, e ne riparleremo più avanti. Successivamente si narra quasi di una profezia, più che di un mito, ovvero che un giorno la porta che nasconde la luce nell'oscurità più profonda verrà aperta e la luce tornerà. Che sia la porta di cui parlava la misteriosa voce all'inizio del gioco, ragazzi. Forse un giorno lo scopriremo tutti insieme. Ah, quanto ancora abbiamo di strada da fare. Il nostro viaggio non è che all'inizio, stiamo muovendo i primi passi proprio come un neonato che comincia a esplorare la vita. In realtà non è necessario tornare indietro, perché se noi andiamo a vedere non abbiamo pietre invocatrici da dare alla fata smemorina, abbiamo le pagine strappate, potremmo cominciare a esplorare il mondo di Winnie the Pooh, il bosco ai 100 acri, anche perché ci verrà data un'evocazione poco dopo aver iniziato quel mondo. Ma no, voglio dedicare un intero capitolo a quel mondo, ragazzi. Detto ciò, dopo aver parlato della lore in maniera così approfondita, è giunto il momento di andare nel prossimo mondo. O per meglio dire di tornare nel prossimo mondo, per dedicarci interamente al gameplay. E chiaramente sto parlando del Monte Olimpo. Non proseguiremo in questo episodio verso il prossimo mondo. Forza verso il nuovo mondo. Non avere fretta, Paperino, non sappiamo cosa ci capiterà. Possiamo andarci anche dopo aver esaminato gli altri mondi. Magari ci sono degli oggetti che non abbiamo ancora preso. Il consiglio di Pippo è utile per chi volesse craftare e collezionare vari oggetti, nonché per chi vuole elaborarne di nuovi oggetti, ma io dedicherò un episodio a parte, ho deciso, all'elaborazione di alcuni oggetti e al ritrovamento di altri in alcuni mondi, ma saranno veramente pochi oggetti, ragazzi, sono sempre oggetti relativi a attacco più, difesa più, AP più, e forse qualche cucciolo, giusto per arrivare al numero esatto di quelli che mi mancano, per ottenere il premio che desidero da Pongo e Peggy, perché non li raccoglierò tutti a 100. Penso che ormai l'abbiate capito. Andiamo al Monte Olimpo, dove ci aspetta un torneo tutt'altro che semplice. Il Monte Olimpo, inoltre, è molto ingannatore, perché il livello delle stelle rimane lo stesso, malgrado i tornei che compaiono, almeno per i primi tornei. Ecco qui il nuovo torneo, la Coppa Ercole. Immagino avete già capito che incontreremo in finale. Ciao, eccole, qualcosa dici per noi? Sono il momento di passare la cuccia e ero. Ok, i dialoghi non sono cambiati. Avremmo potuto acquistare anche un'arma per Paperino e Pippo, ma io ho preferito evitare perché penso che siamo in ottime condizioni. Così parliamo con Filo Tete. Conosci le regole, no? Partecipo alla Coppa Ercole, ragazzi. Normale, ovviamente. E adesso possiamo iniziare il vero e proprio torneo. Gargoyle, Pionieri Oscuri, Shadow. Allora, questo round non è tanto complicato perché alla fine, sconfitti Gargoyle, è semplice affrontare gli altri Heartless. E poi Gargoyle non sono tanto forti, ma è normale, ragazzi, perché è il primo round, quindi non ci possiamo aspettare nient'altro. Ok, poi a breve vi mostrerò Arcanum, che è l'abilità che brilla lì, grazie Paperino, grazie. Abbiamo parato il suo attacco. Gli togliamo abbastanza, non tantissimo, ma gli togliamo abbastanza. Non ti avevo visto, eri scomparso. I Gargoyle hanno la fastidiosa abitudine di scomparire.
Diavoli e pirati. Inutile dirvi, ragazzi, dobbiamo distruggere il pirata aereo, assolutamente. Il problema è che mirarlo non è facile come sembra. Ok, sconfitto lui, ci occuperemo dei barili, sempre che essi non si siano già suicidati, perché i barili si suicidano, non so se vi ricordate, hanno degli attacchi suicidi. I White Knight non ci fanno più paura come un tempo, perché ci tolgono molto di meno, malgrado siano piuttosto forti. Per adesso il torneo si rivela molto semplice, come vedete, ma aspettate, aspettate. Tra l'altro arriverà anche un bel nemico a breve. Distruggete... No, invece di distruggere la nave, io vi consiglio di occuparvi prima dei pirati, ai quali continuo a non togliere nulla, purtroppo. Malgrado sia salito molto d'attacco io. Ok, dai, che ci abbiamo quasi fatta. La nave, vedete, non ci toglie assolutamente nulla. Perciò non è un problema. Loro sono molto più pericolosi della nave. Almeno secondo la mia opinione. La nave poi diventa più aggressiva quando appunto la distruggiamo, ma con meno attacchi a disposizione. Perciò preferisco avere più attacchi che magari non riescano a colpirci. Posso respingere loro, vero? Sì, posso, vedete, si possono respingere. Perciò non è assolutamente un problema affrontarla. Poi con gran salto la riusciamo a affrontare senza problemi. Ah, vi voglio mostrare Glide, che dovrebbe essere l'abilità di gruppo che abbiamo ottenuto tenendo premuto cerchio. Vedete, voliamo ma gradualmente precipitiamo, quindi ve la sconsiglio. Continuiamo ad attaccarlo, così che perde cannoni. Ah, purtroppo, va bene raga, io vi consiglio di usare Antimara sulle navi appena si fermano un poco, perché avendo tanta vita Antimara è la magia giusta. Ok, vedete, gli abbiamo inflitto parecchio danno. Ricordatevi, Antimara fa più danno più alto il nemico. Ah, Max Diff, abbiamo appreso anche l'abilità scivolata, salendo di livello, ottimo. Scivolata però non è importantissima, è utile ma non fondamentale. È molto più importante essere saliti nei valori difensivi. Usiamo Thunder. Ok, così abbiamo colpito un po' tutti. Ho il sospetto che dovrò arrivare a utilizzare Etere in questo torneo, ma mi auguro di non farlo, perché li voglio conservare. Più avanti ci torneranno fin troppo utili. Ah, mi state togliendo molto, molta vita. Ok, vorrei riuscire a respingere questa pallina oscura, che però insegue Pippo, quindi non posso. Ok, vai, voglio vedere se la riesco a respingere. Ah, l'ha colpito poverino, va bene, gli ha bloccato la mossa. Ah, sono difficili da colpire, eh. Parte perché volano, ma poi perché tendono a sparire. Non l'avevo visto, meno male che c'era Pippo che mi ha protetto. Perfetto. Ricordate che i tornei sono ottimi per livellare qualora vi annoiate ad andare in mondi già visitati. Tartufo matto, tartufo reale, lo ricordate come funziona? Più lo si colpisce più dà premi importanti, assomiglia un po' al tartufo rosa, che è l'Heartless speciale di Kingdom Hearts Final Mix, rappresentante dei funghi. Questo però è totalmente indifferente quante volte lo colpite in un torneo, perché non vi darà nessun premio. Il premio che possiamo ottenere sono i punti esperienza, che ogni volta che lo colpiamo salgono sempre di più. Io vi voglio mostrare che comunque è possibile colpirlo anche così, ma prima o poi sbagliate, ragazzi, perciò evitate questo round, fatelo velocemente, utilizzatelo al massimo per salire un po' di punti magia, ma non è molto utile. Ed ecco qui, ragazzi, chi si rivede? Cloud, colui che ci ha sconfitto, ma questa volta le cose andranno molto diversamente, Cloud, perché sono preparato ad affrontarti. Ok, Cloud, non sono più lo smidolato che ero all'inizio. Stordito? Sì. Comunque, ragazzi, è importante notare quanto siamo diventati più forti rispetto al passato. Non colpitelo quando usa la parata, perché a parte che ha una spada lunghissima, quindi ha un raggio veramente enorme, ma poi potreste attivare il suo contrattacco, che è veramente difficile da schivare. Ah, e state molto attenti a questo attacco in volo. Questo bisogna fare attenzione. Quando vi avvicinate, schivate, rotolate e poi colpitelo alle spalle. Però vedete, riuscirà a proteggersi anche talvolta e rifarà questo attacco. Colpitelo alle spalle il prima possibile. E più o meno questa è la battaglia. Appena fa questo attacco in volo, paratelo e attaccatelo. Più o meno così è la battaglia. Però Cloud dispone di due fasi ed è una vera e propria boss fight, non a caso.
Vedete, non conviene rotolare per schivare l'attacco in volo. L'ho fatto apposta per dimostrarvi che non conviene. Conviene molto di più pararlo direttamente. Ecco la seconda fase, ragazzi. Adesso ottiene il suo potere oscuro. Vi ricordate quello di cui parlava Sora, che però noi non abbiamo visto perché ci ha sconfitto subito. E vi consiglio di parare invece di provarlo a schivare. Ok, appena finisce, attaccatelo. Ok, appena si scopre. Pippo quanto è utile, ragazzi. È comunque un avversario temibile che però stiamo riuscendo a fronteggiare, soprattutto grazie all'aiuto di Pippo, che è diventato anche lui molto più forte. Ok, adesso mi farai l'attacco in volo? No. 2, 3, alle spalle. Ok, io per abitudine faccio la rotolata perché sono più abituato, ma in realtà conviene farlo così, vedete? No, ah, e quando è così è invincibile, quindi non provate a colpirlo. Quanto è forte Claude, mamma mia. È difficile parare i suoi attacchi quando è in questa forma, quello è il problema. Vedete, dovete parare all'ultimo secondo, quella è la difficoltà. Ah, che fortuna, sei un po' buggato. Ok. Dai Cloud, che sei il passato. Scivolata ci sarebbe tornata utile contro Cloud, che ci dà 500 punti esperienza. Ah, quanta strada abbiamo fatto, ragazzi. Sconfiggendo Cloud abbiamo ottenuto un altro keyholder, Metal Chocobo, che probabilmente equipaggeremo. Voglio mostrarvi un attimo l'abilità Ultima Arcanum, che non è sta... Ah, non ve lo posso mostrare perché non abbiamo i punti magia, altrimenti... Ecco perché non ve l'ho mostrato già prima. Ok, dovremmo averli. No, perché Ultima Arcanum purtroppo consuma 3 punti magia. Guarda ragazzi, solo per voi... Ah, non li ho equipaggiati gli etere, ottimo. Va bene, va bene. È stato veramente un folle. Va bene, però state tranquilli perché Ultima Arcanum avremo modo di utilizzarlo, ve lo assicuro. Ah, questi attacchi bluff mi danno un fastidio, perché non riesco a leggere ovviamente e a pararli. Allora, stiamo calmi. Ce la possiamo fare. Purtroppo questi pirati sono abbastanza forti. Ok, manca solo un pirata. Abbiamo fatto. Bravo Pippo, Pippo quanto sei forte, mamma mia. Siamo arrivati alla seconda posizione adesso, ragazzi. Pirati volanti, ecco. Allora, sconfiggete ovviamente il pirata aereo perché è quello più fastidioso. E poi occupatevi subito dei pirati normali, quelli terrestri. E poi infine delle navi. Ok, perché vedete, il pirata aereo è forte, ma non è molto resistente, a differenza di questi. Sono riuscito a respingere un missile per sbaglio. Tanto ti attaccheremo all'infinito finché non cederai. Va bene, adesso con le navi, che tra l'altro sono state anche ridotte malissimo da Paperino e Pippo, io le sfrutterò per poter arrivare agli MP che mi servono. Perché ricaricano parecchio gli MP. Ok, sono riuscito a parare il colpo. Dai che ci siamo quasi. Ok, abbiamo 3 ragazzi, perciò lo posso utilizzare. Una cosa fondamentale, almeno per quanto riguarda le chicche, fatemi vedere che sapete fare. Ercole ovviamente. Ercole, aspetta, soltanto io e te. Oh, caspita, che sbruffone. Che facciamo? Lasciamo che faccia da solo. Buona fortuna, Sora. Non ci andrò leggero. È un po' ironica questa scelta di Sora, perché poi vedrete cosa succederà se battiamo Ercole. Vi dicevo, le abilità speciali, quindi Ultima Arcanum, Aerocolpo e Incrocio Sonico, hanno una caratteristica particolare rispetto alla vecchia versione del gioco. Ovvero che se adesso basta premere triangolo ripetutamente per completarle, un tempo al posto del comando attacca appariva l'attacco in combo delle abilità speciali. Dovevi essere di una precisione enorme. Perciò chi viene dalla PlayStation 2, precisamente dalla versione prima di Final Mix, è veramente mostruoso secondo me. Adesso vi mostrerò Arcanum,
che è l'unica abilità che veramente può mettere in seria difficoltà Ercole, ma ve la mostrerò non appena lui avrà perso la sua forma divina. La sua forma divina la perde buttandogli addosso i barili. Ecco, quando esulta, prendete un barile e lanciategli in testa. Vedete che non è più luminoso? Ecco. Non provate a parare spesso gli attacchi di Ercole perché sono un po' buggati e quindi alle volte potrebbero entrare ugualmente. La forma divina di Ercole però ne abusa spesso. Ok, meno male che non ci ha colpito. Ne abusa un po'. Quindi è una battaglia noiosa. Ercole non è molto forte, anche perché è abbastanza evidente che non si sta impegnando al massimo. State attenti a non dargli troppi colpi, come ho appena fatto, perché altrimenti contrattaccherà. Comunque, quando esulta, buttategli i barili. Non buttateli prima, perché altrimenti si schiesse colpiti. Lui può anche rimanere stordito. Ok, questo attacco basta respingerlo. Basta respingerlo con iperguardia. Rimarrà stordito e potrete colpirlo. Niente di più facile. Ecco, guardate. Ecco qua, vi dà anche 14 punti esperienza. Potrai anche essere forte come un dio, Ercole, ma niente può scalfire un Keyblade. State attenti a quando fa quell'attacco, perché potrebbe appunto colpirvi con estrema semplicità. Ma come vedete è un avversario, un boss, se così vogliamo definirlo, piuttosto debole. Al di là di questa sua abilità, non ha poteri particolari. Vorrei usare un attimo un oggetto, giusto perché voglio mostrarvi Ultima Arcanum. Colpiamolo e ve lo mostro adesso, ragazzi. Respingo. Attacco e poi Ultima Arcanum. Questo primo attacco lo fa da solo, successivamente dovrete premere voi triangolo. Quando però dovete premere triangolo e quindi lui avrà esaurito la prima combo, Ultima Arcanum non vi rende invincibili, vi rende invincibili solo nella prima fase. Guardate quanto è figo però, eccole. Comunque, avete notato che è anche un attacco roteante, ecco, ed è probabilmente il più pericoloso, però con il giusto tempismo non ha speranze di colpirvi. Ok, Ercole, questa è la tua fine. Uno, due, no! Vedete che cattiveria. Lo potete schivare anche volando, vedete? È abbastanza semplice, però dato che cadete sempre di più, non vi conviene. 700 di esperienza, una coppa abbastanza semplice a mio parere. Claude era una minaccia più seria. Pensate a sfidare Claude da soli, sarebbe stato un po' diverso. E ce l'abbiamo fatta. Abbiamo anche ottenuto il trofeo supereroe. Adesso capirete perché è un po' ironico che solo abbia voluto affrontarlo da solo. Ha ottenuto scudo di Ercole, da dare a Pippo ovviamente. Wow! And I didn't even hold back! Certo, certo, ci crediamo. Now I finally know what you mean about strength of heart. Mine comes from Donald and Goofy. Ironico, no? Come again? Questa è la mia espressione. If we stick together, we're unbeatable. Not even Hercules stands a chance. Va bene. With these guys beside me, I'm ready for anything. But that's not exactly what... Of course. Your friends give you strength. Isn't that right, Phil? The three of you together make great heroes. And as a team, I'm sure you can overcome... È bellissimo il messaggio che ci ha dato. Abbiamo ottenuto anche Eroica. Dicevo, è bellissimo il messaggio che ci ha dato. Abbiamo ottenuto il trio giallo. Ma questo messaggio è stato espresso male in termini pratici, perché solo l'ho affrontato da solo Ercole. E l'unica spiegazione che mi viene in mente razionale è che Sora nell'affrontare Ercole abbia capito quanto da solo sia difficile affrontare Ercole. Invece in tre lo avrebbero surclassato. Vabbè ragazzi, ma comunque il messaggio è quello che conta, cioè che insieme sono veramente indistruttibili. Infatti abbiamo surclassato Claude e abbiamo battuto Ercole. Allora, andiamo a vedere un attimo le nuove armi che abbiamo ottenuto. Allora, per Pippo vediamo subito lo scudo di Ercole, che lo scudo del golem ha 24 attacco e 3 punti magia. Lo scudo di Ercole ha sempre 3 punti magia, ma ha un attacco micidiale, perciò glielo mettiamo. E infine Sora, ragazzi, lo dovremo scegliere fra Metal Chocobo ed Eroica. Metal Chocobo ci dà un punto d'attacco in più, ma ci toglie la bellezza di 2 punti magia. Non fai tanto al caso nostro, perché la magia conta in questo gioco. L'attacco pure, ma la magia di più. E infine, Eroica, alta potenza attacco, possibili colpi critici, difficile da bloccare. Difficile da bloccare è una descrizione molto controversa, ragazzi. Forse l'abbiamo già incontrata nel corso della serie, ma purtroppo è interpretabile in più modi, perciò ignorate questa piccola frase per il momento. Comunque, a 32 punti d'attacco ci toglie un solo punto magia.
È rischioso, ragazzi, è rischiosissimo, perché noi adesso abbiamo molte abilità speciali, quindi i punti magia ci servono. Niente meno incantatore, mettiamo un attimo eroica per provare. Metal Chocobo inoltre che dice, eccezionale potenza e lunga portata, ma i punti magia massi si riducono di un'unità. Partiamo che eroica ha più punti d'attacco, quindi già solo per questo è meglio, ma qui addirittura toglie i punti magia, ce ne toglie due rispetto a Arpa Fatata. E i colpi critici sono rari, ragazzi, quindi per quanto sia interessante Metal Chocobo, ha un bel design, secondo me è molto meglio Eroica, che vabbè, il design di Eroica è fantastico, proprio nei dettagli è bello. Perciò utilizzeremo lui, senza ombra di dubbio, e proseguiremo verso il prossimo combattimento. Ricordiamoci però che alla fine del filmato con Ercole è apparsa il simbolo di una serratura, perché effettivamente, guardate qui, vi ricordate il trio giallo? Il masso che noi non riuscivamo a spostare? Adesso simbolicamente tutti e tre ce la faremo, ragazzi. Ed ecco che la serratura del Monte Olimpo è rivelata. Ed è molto bello che la chiudiamo proprio con il Keyblade, il Keyholder di questo mondo. Allora, adesso direi di provare a farlo in modalità singolo, ragazzi, perché no? Anche se credo avrò enormi difficoltà, ma non devo commettere lo stesso errore di prima. Quindi oggetti, Sora. Prima di tutto voglio togliere questi, sì, li voglio togliere tutti e fare mente locale. Partiamo dall'alto e andiamo dalla scorta a prelevare sicuramente qualche pozione, senza ombra di dubbio, qualche pozione. Poi premendo sempre X fa tutto in automatico, no, non è vero. Pozione, e qua gli mettiamo 3 etere, ragazzi. Sì, direi che è il caso. Ne mettiamo 3, perché adesso che siamo da soli le cose non saranno più facili. Perfetto. E adesso con Eroica, il nuovo Keyblade che ci conferisce una potenza d'attacco enorme, andremo a fare il torneo. Ultima cosa, abbiamo appreso Scivolata. Dove sei? Dove sei, Scivolata? Permette di colpire in scivolata un nemico lontano. Allora, ultimo Arcanum, ragazzi, penso che vi è piaciuto, però ci espone troppo. Poi 3 punti magia, non è il caso di lasciarlo almeno per adesso. Perciò gli mettiamo scivolata. E al massimo potremmo mettergli aerocolpo, perché Arcanum ne richiede 3. Mentre aerocolpo ne richiede 2. Vediamo un attimo. Combo Plus, incrocio sonico, Tech più. Ragazzi, io metto Tech più, perché voglio comunque salire di livello. Darò la priorità a questo, sì. Penso che sia il giusto set. Andrei tra l'altro a salvare, perché non sia mai perdo qualcosa. Poi salverò nuovamente, è chiaro. Salvo la sala di detritore col vestibolo. Andiamo a fare la Coppa Ercole in modalità scontro singolo, così da vedere che premio ci dà. Questi tornei sono anche un'ottima occasione per riflettere su quanto abbiamo scoperto nella lore precedente, ragazzi. Ricordatevi bene il luogo dove eravamo, il fatto che ci fosse anche Kairi. Tutto quello che abbiamo detto sulla leggenda raccontata dalla nonna di Kairi. Tutto molto molto importante. Ce la stiamo cavando bene, ma questo è il round 1, che anche l'altra volta ci ingannò. Di quanto non riesco a shottarli con una combo da 3? Pochissimo, ragazzi, wow. È veramente peccato da una parte, perché si vede l'incremento dell'attacco, si vede. Però ci sarebbe servito un incremento pochissimo maggiore per potercela fare. Vabbè, magari con qualche colpo critico riusciremo anche a shottare con una combo da 3 colpi. Diavoli e pirati, White Knight, pirata aereo e bariragno. Partiamo a sconfiggere il pirata aereo, ok. Come sempre. Ah, stavolta vedete, ovviamente i barili si suicidano su di noi, perché non ci sono più Paperino e Pippo a coprirci le spalle. Ok, i White Knight sono veramente fastidiosi. Vi voglio mostrare anche scivolata cosa fa. Sono lontano, vedete, e mi avvicino. Premendo semplicemente il tasto di attacco, quindi niente di più facile.
Mi vorrei un attimo curare, se possibile. Ok. Ed ecco qui che siamo arrivati già alla posizione numero 8. Sconfiggeremo prima i piccoletti perché sono molto più forti. Adesso devo stare attento a quello là che sta arrivando convintissimo. Forse avrei potuto mettere impatto caos, ragazzi, ma alla fine il round problematico è quello con Claude. Maledetti che fate questi bluff. Perciò stavo dicendo, alla fine mettere impatto caos che mi espone un sacco ai boss non conviene. Colpo netto, vedete quanto c'è utile anche a parare, perché dal momento che è un colpo rapidissimo, se gli avversari stanno facendo un attacco noi abbiamo tutto il tempo di prevederlo. 40 punti esperienza, i razzi della nave. Potremmo anche aspettare che ci ne butti altri, proprio per salire di livello rapidamente. Ma non possiamo perdere i secoli. Li sta lanciando. Allontaniamoci, così abbiamo più possibilità di prenderci. No, com'è possibile? Utilizziamo Antimara. Ok, così l'abbiamo inflitto enormi danni. Ok, queste navi ci danno un sacco di esperienza. Mamma mia. Sarebbe bello aumentarsi livello e avere un potenziamento in attacco, ne abbiamo bisogno. Sarebbe proprio la perfezione, la ciliegina sulla torta per il nostro Sora. Dai, che ci abbiamo fatta. Salto Gargoyle pure. Mi servono 4 colpi però, che fastidio. Qualche colpo critico così li sciottiamo, no? Ok, dovremmo aver colpito un po' tutti. Dai che ci siamo. Ok, perfetto. Intercettato al volo, da notare questa cosa. Ole, 1 e 2. Scivolata, vedete, si attiva solo se state molto lontani, quindi mettetevi a una giusta distanza se volete sorprendere il nemico. E noterete quanto è utile contro Cloud, adesso ne verrete a conoscenza. Tartufo matto, io ti colpisco un po' perché voglio aumentarmi il livello. Vieni qui. Ma lo colpirò pochissime volte, ragazzi, Lo sto tenendo mirato, ma se no non lo colpivo manco mezza volta. Purtroppo quando si incastra nel lato è difficile continuare a colpirlo, cioè ci vuole un certo tempismo. Da un lato è anche più semplice. Io vorrei vedere se riesco ad arrivare a 100, perché se arrivo a 100 lui scomparirà. Con calma ce la facciamo. Raga, sono salito di livello, sono salito di livello, mi sono emozionato. E quindi me lo sono fatto scappare, ma sono salito di livello per colpirlo, Perché effettivamente, quello non so se avete capito, ma quello non è che ci dà punti esperienza ogni volta che lo colpiamo uno in più, cioè dà diversi ogni volta che lo colpiamo, perciò è utile veramente per livellare. Claude, ormai sono troppo forte per te. Ah, perché non mi hai fatto scivolata sopra, maledetto? E stavi alla giusta distanza, proprio nettamente, ecco. Vedete, scivolata ci permette di sorprendere Claude. Guardate, non è più necessario fare quella... non è più necessario fare quella tecnica della rotolata, della destrezza, ma posso colpirlo già direttamente. Però Claude ha una difesa veramente elevata. Tuttavia, ormai conosco le sue mosse a memoria. No, no, Claude, posso ancora mostrarti tanto. Allora, io attivo subito aereo, altrimenti potrei avere problemi essendo da solo, perché guardate quanti colpi mi dà Claude e soprattutto quanta vita ho perso. Ok, per fortuna quando utilizzo energia, ricorderete sicuramente, sono invincibile, perciò veramente fortissimo ormai il nostro Sora. Ho provato a fare una cosa particolare. Ok, vai. Finiscilo. Ah, purtroppo Cloud difficilmente perde l'equilibrio. Dai, dai, fammi quell'attacco, dai. Lo so che me lo vuoi fare, ok. Dai, l'abbiamo finito. 500 punti esperienza. Questa coppa è ottima, per aumentarci a questi livelli, perché tra il tartufo raro, Cloud, le navi dei pirati, si fanno bellissime cose. Quindi ve la consiglio se volete livellare un po'. E inoltre diventerete sempre più forti se la fate specialmente a moneta single.
Però non devo cantare vittoria, perché io già sono convinto di aver vinto. Io avrò vinto quando sarò arrivato ad Ercole, forse. Perché, vi ripeto, Ercole secondo me è più debole di Cloud in questo capitolo della saga. Lo hanno fatto apposta così. Perché Ercole ha la potenza di un dio, eh. Per chi conosce il cartone sa di che parlo. Meno male qua anche più vita adesso. Volevi farmi il colpo caricato, ma non hai avuto tempo. Allora, io voglio assolutamente respingere una delle tue palline, perciò fammela, ti prego. Bravo, bravissimo, come sei bravo a seguire gli ordini. Ok, respinge, mi dà 12 esperienza, ma non vola quando la respingo, quindi... respingere è quasi inutile se non vuoi salire di esperienza. È stato molto bello fare questo torneo in modalità singolo. Valuterei anche di farlo a tempo, ragazzi, ma non ha senso, credetemi, non ha senso in questo momento. Forse dedicheremo un capitolo a parte tornei in modalità a tempo, ma non credo, perché mi ricordo che i premi non sono poi questo granché. Magari qualcuno sì, è da vedere, ragazzi. Ah, pensavo che facevi l'attacco caricato, bastardo. Comunque sono riuscito a respingere i razzi senza usare iperguardia. Stiamo attenti a sottovalutarli, perché poi ce ne pentiamo. Aspettate, Nadia, aspettate. Adesso che rimanete voi due da sole, io rispingerò tutti i vostri razzi. Forti, forti. Ok, dai. E ci siamo quasi. Non la volevo rompere, non la volevo rompere, vabbè. Appena fate i razzi io ve li rispingo, con grande piacere. Eccoli là, che arrivano. Ne arrivano diversi. Con estrema facilità poi ci riesco. Questi sono molto meno facili da respingere. Ecco, detto fatto proprio. Colpiamoli un po', raga, tanto avremo tempo e modo di salire di livello. Probabilmente anche off camera salirò di livello a un certo punto. Anche se vi dirò dove andrò a allenarmi, quindi vi risparmio solo la visione di combattimenti sempre uguali a se stessi. Dai, voglio ancora respingervi una volta il colpo. Eccolo, guarda com'è bravo. Tra l'altro, vedete, quando voi gli rompete i cannoni, loro non possono più utilizzarli. Ah, state facendo tre razzi, eh? Eccoli che arrivano. Vabbè, basta. Mi sono scocciato. Vedete qua, magia, facciamo un bel antimara. Ok, praticamente quasi distrutto. E spingiamo i razzi, che si muovono in maniera stranissima. Questa nave ormai non riesce più a stare in piedi. Noi porremo fine alle sue sofferenze. Questa tenta di bombardarci. Ok, gli ho rotto un cannone per sbaglio. E vabbè. Eccoci alla seconda posizione. Adesso Ercole è in seconda posizione, perché alla prima ci siamo noi. Ok. Ciao. Ah, comunque vedete, altro piccolo consiglio sull'affrontare il sottovalutabile Ercole, purtroppo, è tale. Quando comincia a fare un attacco, non colpitelo, perché non si sbilancerà. Sei già partito con questo attacco, Ercole. Non me l'aspettavo. Comunque vedete, non è poi così debole come sembra. Ok, schiviamo. Ah, distrutto il barile. Dai, fammi un altro attacco. Ok, non me l'hai fatto, grazie. E ciao. Ti schivo al volo. Possiamo anche raggiungerlo rapidamente grazie a scivolata. Scivolata ovviamente è un'abilità molto offensiva, lo avrete capito. E per chi combatte aggressivo è di nuovo. È difficile parare questo attacco, ragazzi, cioè, bisogna avere un tempismo assurdo. Anche se per fortuna ogni tanto si bugga. Non mi dare il pugno, per favore. Ok. Ok, dai che ci siamo incastrati nell'angolo e questo potrebbe tornarci utile. No, ma dove? Dove e soprattutto come? Come per ogni boss, non abusate dei colpi che gli date, altrimenti appunto contrattaccherà. Lui fa i bluff, per questo è difficile da capire. Ok, certe volte si avvicina e poi si allontana mentre rotea. Adesso contrattaccherà, guardate, eccolo qua. Olle! Vieni qua, Ercole, dai. Ti stai per atteggiare, eh? E io ti colpirò. Ok, l'ho preso.
E adesso volando lo sconfiggerò. No, lo volevo sconfiggere in maniera carina. Ma eccole, mi pare che sei immune alle magie, tu, vero? Perché se io ti faccio un bel filo, non serve a niente, anzi, probabilmente lo fai solo arrabbiare. Va bene, Ercole, sei stato un degno avversario, ma è il momento di salutarci. Tra l'altro, vedete, i barili tolgono anche vita ad Ercole, perciò approfittatene. E con questa scivolata sconfiggiamo il figlio di Zeus. Hai ottenuto l'abilità Critical Plus, il premio per aver completato la modalità in singolo. Critical Plus adesso l'andremo a vedere subito. Abilità Sora, Critical Plus dove sei? Dove sei? Critical Plus? Ah, eccolo qua. Incrementa la frequenza di attacchi critici. Incremento ulteriore con più Critical Plus attivati. Ragazzi, questo è utile. Questo è maledettamente utile. E leverei Berserk. All'estretto aumenta la forza d'attacco. La forza d'attacco aumenta ulteriormente. Alla fine è un po' la stessa cosa, solo che Berserk, quando siamo alle strette, quindi penso quando abbiamo poca vita, quando siamo in difficoltà, aumenta la forza d'attacco, mentre Critical Plus aumenta sempre la frequenza di colpi critici, che incrementano molto la forza d'attacco. Quindi Berserk solo in un caso, Critical Plus sempre, in maniera casuale, quindi ci conviene attivarlo, anche perché ne attiveremo di più nel corso della nostra avventura. Ragazzi, state pronti perché il prossimo episodio sarà veramente enorme, forse addirittura lo dovrò dividere in due, se no addirittura tre episodi, talmente che sarà grande il prossimo mondo e ci sarà da discutere di lore praticamente ogni 5-10 minuti. E spero che questo episodio, a metà fra la lore e i tecnicismi di gameplay, vi sia piaciuto e che vi rivedrò ancora nel prossimo capitolo. Perciò, con Sora, fiero come poche volte prima d'ora per aver completato la sua terza coppa e armato di un nuovo Keyblade potentissimo, io vi saluto ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video e possiate sempre seguire il vostro cuore.